mangiare giustamente il nostro piatto tradizionale e non perseguire noi. Io volevo solamente comunque ringraziarmi di cuore. In un mondo che va a 200 all'ora è bello fermarsi una sera e gustare i nostri piatti, i piatti della tradizione, che grazie al Magistero del Cusciti stasera possiamo gustare. La tradizione è importantissima, la storia è fondamentale. E quindi non posso che ringraziarvi, però vedete, dietro la tradizione, dietro la storia c'è un gruppo di persone che lavora tantissimo per tutti voi, per farvi godere questa serata, e quindi vi chiedo un applauso enorme per tutti loro. Grazie, continuate così, dobbiamo solo fare una location un po' più grande, perché c'è tanta gente che vuole partecipare, il prossimo anno magari chiediamo una sala della grossa, per voi si può fare. Buonasera a tutti, anche da parte mia una buona serata, un ringraziamento al Magistero, perché insieme all'amministrazione e alle altre associazioni tiene vivo un valore fondamentale nella nostra città, l'identità. Io non ho una delega solo alla cultura, ho la delega alla cultura e all'identità. E non è stata una scelta casuale, è stata una scelta convinta in virtù del profondo senso di appartenenza che contraddistingue la nostra comunità, che ha coscienza di essere parte di una comunità di 84.000 abitanti, ma che pur andando lontano, pur volando ovunque nel mondo e pur aspirando il mondo di città, ha piena coscienza delle proprie radici, ne è orgogliosa e mantiene vive le proprie tradizioni. Oltre a Vive Cusciti, l'ha ricordato prima Edoardo Doria, parte la prima vera edizione della settimana della cucina bustocca da domani, dopo l'edizione zero di Carnevale, che è andata benissimo. È un segnale importantissimo, perché non solo non diminuiscono o non restano uguali le iniziative dedicate alle tradizioni, ma addirittura aumentano. In un mondo globalizzato valorizziamo le differenze, le appartenenze. Viva l'identità, viva questo artizio, viva il Magistero. Grazie, buonasera a tutti. Come diceva appunto la nostra vice sindaco, la tradizione è identità e cultura, rappresenta la nostra storia ed è anche un'occasione di relazione, come giustamente vi sottolineava, lui che vengo da Bruxelles, il Magistero è gemellato con Bruxelles, con l'Accademia della Subruma, preferirei ecco. Non per il sano campanilismo che comunque ci sta, preferisco degustare i Cruciti alla Subruma. Detto questo, la diversità, come diceva la vice sindaco, è davvero un valore. Mi fa piacere che questa sera ci siano anche molti giovani, a dimostrazione che la tradizione non è culto delle cenere, bensì custodia del fuoco. E noi giovani soprattutto abbiamo una grandissima responsabilità nel coltivare, nel proteggerla. Io ho una responsabilità in più a Bruxelles, dove molto spesso alcune diversità non vengono valorizzate, che spesso è un compromesso tendenzialmente al ribasso. Noi invece siamo fieri della nostra storia, delle nostre culture, dobbiamo andare orgogliosi, perché cioè, soprattutto noi italiani abbiamo molto da dire e possiamo certamente insegnare, e quindi viva i Cusciti, viva la tradizione agroalimentare italiana e viva questo esercizio. Buon appetito a tutti, con i nostri piatti e le tradizioni.